Lei è stata ristoratrice, ha avuto un ristorante a Roma. Prima dipendente e proprietaria. Quanta gente ha conosciuto? Tutta, dagli attori, i regnanti, i ministri. Quando lavoravo ero dipendente in tempo di guerra, non era guadagnato nessuno voi. Ciano, Ribbentrop, il primo Ribbentrop veniva dalla Germania tutto blindato. Fettuccine che le facevo io. E un giorno dalle 5 la mattina alle 10 c'era Rossano Brazzi con la sua compagna, l'era Mariella Lotti. Mi aiutava a allargare le fettuccine. Dai 5 alla mattina alle 10, 500 uova di fettuccine. E veniva Rossano Brazzi perché veniva in campagna, si metteva lì a studiare parte. Anche Totò è venuto una volta a mangiare, un signore veramente. E si è innamorata di Totò, tutti i film di Totò mi riguardo, il più grande comico che abbiamo avuto. Era un signore, lui la mattina quando usciva da casa, una mazzetta di 1.000 lire. Gli mette il portone 1.000 lire, apriva lo sportello e 10.000, ora io ho fatto del cambio della lira. Lui la mazzetta, uno per uno, regalava a tutti. Trilussa, io sono stata pure in ufficio da lui. Tre Trilussa. E il Belli, mi piace più il Belli, perché il Belli è il vero romano che parla. Trilussa parlava romano, che poi d'origine non era romano Trilussa. A Dorelli stavamo in albergo assieme, l'albergo io andavo a Salto Maggiore, stavamo in ascensore assieme. Signor Dorelli, fammi una firma per mia figlia, c'era mia figlia. Mi fa male la gola. Tanti fanno le firme e basta. Tanti, io ho tante firme, vi ci parlavo, amici. Perché è venuto e era pieno di gente che aspettavano il tavolo. Allora, Sergio, ma io sono Franca Rame. Se lei è Franca Rame, quella porta è vaffanculo. Gasman. Bravo, Alessandro Gamba l'ho tenuto pure in braccio quando è piccolo e mi disse il giorno se gli trovavo la babysitter italiana. Dico no, conosco nessuno io. Quando era piccolo, che era incinta, veniva da noi, dopo veniva quando era piccolo, mentre mangiavo io tenevo un braccio. Grazie, veniva sempre. Avaro! Eravamo. Dicendo soldi che eravamo nel Veracce. Noi avevamo molta amicizia con Trovaglioli. Armando Trovaglioli, musicista. Trovaglioli. C'ho una lettera e mi ha trovato morto mio marito, che ogni tanto la trovo e me la guardo. Bella persona che è. Era un amico, veramente. Un signore. Tutte le sere mi regalava, passava la fioraia e mi regalava una rosa. Era un amico veramente. E un altro che era molto affezionato, che lo incontrai nel ristorante a Valterchiari. E signori, mi volevano bene Valterchiari, veramente. Valterchiari è stato un grande personaggio. Vediamo, c'era Lucia Bosè, quando c'era Lucia Bosè che mi era malata. Questa è una foto sua con Anna Magnani. Quando è stata scattata la foto? Dopo che ha fatto la rosa tatuata. Come ha fatto ad incontrare Anna Magnani? Come l'ha incontrata? Dove io lavoravo, il mio principale, lei veniva a mangiare e l'ho conosciuta. E è stato un periodo che lui non aveva il ristorante. Stava davanti di casa, Palazzo Colonna, dove, davanti alla Araceli. E la sera andava a prendere a Quattro Fontane per gli attori che lavoravano. A Magnani, Rasci, i fratelli in bonus, e tutti questi attori. E io cucinavo a casa.
Tutte le sere la matriciana e il pollo spezzato, tutte le sere. E poi se mangiava, se mettiamo tutti assieme, stava senza donna, la teatro dei Francigi, piaga se mi viene per piacere due o tre giorni. Eravamo in due a lavorare, con quell'altro avevo litigato. La dicono, sì, ci vado subito. Sono stato 8 mesi e poi perché sono venuta via? Mi andava a venire via, se no lei poi veniva a mangiare da me. E mi dice sempre, quando tua moglie ti tratta bene, casa mia sei sempre la padrona. Io là ero la padrona, lei mi segna una cosa, toglie da me. Cucinavo, pulivo, facevo tutto. Dopo mi dice, trova un'altra donna perché tu sola lavori troppo. Infatti ho provato un'altra e io me ne sono andata. Quella foto giù, quella prima uscita che ha fatto dopo il ritorno dall'America è un locale mio. Cosa era attuata? Il contratto con, come si chiama lui, il produttore? Dennis Williams. Hanno fatto il contratto nel mio locale. Dopo è andata in America, quando è tornata la prima uscita, l'ha fatta nel mio locale. Lei è una cosa che faccio tuttora. Lei quando si quando usciva 10 volte al giorno, 10 volte al giorno si faceva la doccia. Poi un patuffolo imbevuto nella colonia e si passava tutto il corpo. Io lo faccio tuttora, sul bagno ce l'ho. A casa di Anna Magnani venivano i suoi amici, Aldo Fabrizi, Rossellino? No, con Fabrizi non andavano d'accordo, Anna Magnani. Con chi andava d'accordo Anna Magnani? Venivano, quando venivano perché per combinare le commedie, per trattare. E chi veniva? Magari lei, Giovannini, l'impresario suo che era Pastorino. Ettore Scola, lei Ettore Scola era ragazzo di 17-18 anni. Una volta lei c'aveva un pesce che era un accendino in oro. Io ce l'avevo uguale, ma che fine ha fatto? Non so perché roba mia, c'è la mia figlia. Poco più piccolo io ce l'ho. Che me l'ha regalato il cognome della Germur, l'americano. Sì, sì. Sto pesce stava nel salone sopra al tavolo. E venne, non mi ricordo, Scola è venuto per qualche cosa. Dopo un bambino da lei, il pesce stava lì, che fine ha fatto? Boh, io non l'ho visto, c'era, non c'è più. Chi è venuto a casa? È venuto a Scola. Sono attaccato al telefono. Scusa del tempo. Astronzo, riporta subito il pesce. Dopo un po' arrivato a scuola, l'ha portato su, se l'ha fregato. Bene ragazzi, è stato in scuola nel 44. Anna Magnani, come si spostava? Col calese. Era non c'era la macchina. Il marito di quella che c'è la foto, c'era un salone. Era da qualche parte, nella casa del Ciceo. A Gigi, mi accompagni? E Gigetto arrivava. Calesse, quando lei non c'era che andava al Circeo, andavo io a spasso col Calesse, perché mi diceva, si chiamava Banana, fa uscire Banana, sennò si ingrassa. E allora io andavo fino a prima porta, andavo a trovare mia madre, mi acchittavo, mi mettevo bene e partivamo. Col Calesse. Lei, quando andava al bagno a lavorare, giorno, andava col Calesse, con un ragazzo vicino che l'accompagnava, poi tornava a casa e passava per via i Fori Imperiali. Se pratico di Roma c'è Largo Corrado Ricci, lì c'è l'abitazione. I ragazzini si divertivano il giorno. Oh, ecco, qua arriva la Magnani, arriva! E io dicevo, non potevo fregnarci. E lei gli rispondeva a tono. Quando andavo io, ah, ecco, qua arriva. Ah, oggi sta paracola, ci ha fregato, ha mandato la segretaria. Che cosa amava di Roma? Io tutta. Il modo di vivere. Tutta. Roma è più bella del mondo. Più di tutti la più antica. C'è quasi nato mio padre è nato a Santa Croce in Gerusalemme. Poi il rimasto orfano. E mia nonna è andata a abitare lì.
ci sono nati lui, il padre, il fratello, ci sono nati e ci sono morti lì fino a pochi anni fa. Io andavo a scuola, davanti alla tomba Cecilia Metella, 2 chilometri a piedi, non c'era i mezzi e non c'era i soldi. Perché adesso è tornata qui a Capodarco? E sono da qui perché mia figlia si è ritirata qui. A me mi lasciava a Roma con una che dice gli telefoni te porta tutto, a questa età sola. Quelli che poi te portano all'ospedale. Sto qui tanto bene, faccio come mi pare, mangio quello che mi pare. Io molto all'oretti domiciliari perché non esco mai. Esco la mattina a prendere il pane, vado al bar a fare colazione. Tante volte sì, tante volte no. Poi vengo a casa, una volta cucino, una volta c'è sotto una qui che fa le scarpe, vado lì e mi fa compagnia. Poi dopo mi sono in televisione, il pomeriggio se mi esco, se no no. Adesso sto bene, ma Roma è Roma.